Infine, Daniela Raffaelli, alla risposta che è stata data, chiede chiarimenti anche per i freelance. C'è altro? Per ora mi fermo. Allora, io vedo Silvestro Ramunno che forse voleva dire qualcosa. No, no, mi ha anticipato Miro, perché stavo tenendo conto dei messaggi arrivati, anche quelli più vecchi. C'è una domanda per Antonio Boschi, di Mani Zagnoli, che dice: ci può rivelare le liste candidati per l'ordine regionale e nazionale? Antonio Boschi saprà rispondere. Io direi che questa è una sede istituzionale, questo non è opportuno parlarne adesso. Risponderà comunque Antonio Boschi per conto suo. Allora, grazie a Silvestro che ha dato una già una risposta alla questione. Se Boschi vuole dire qualcosa, altrimenti rispondo per quello che riesco alle domande e agli interventi che sono stati riferiti in chat. Sì, ovviamente adesso questa non è la sede per parlare di elezioni, di altre cose, sono d'accordo perfettamente con Ramunno. Il mio era un appello al futuro consiglio per cercare di seguire la strada di trovare una casa dei giornalisti. Adesso qui oggi parliamo di bilancio, parliamo di problemi, non parliamo certo di elezioni. Grazie Antonio. Aggiungo rispetto a questo solo un dato, diciamo, istituzionale. Ricordo che il meccanismo elettorale attuale, non so se verrà modificato, ma da quello che capisco l'unica modifica reale che avverrà è quella di implementare, diciamo, nel voto anche il sistema elettronico. Quindi aggiungo che probabilmente il sistema resterà misto, nel senso voto in presenza con i seggi, i soliti tre, perché quella legge non è stata modificata, con l'aggiunta della possibilità del voto da remoto. Per le candidature il sistema elettorale dell'ordine non le prevede. Chiunque ha più di 5 anni di iscrizione all'ordine non è stato sanzionato disciplinarmente dal nostro consiglio disciplina, può candidarsi e può dirlo o non dirlo, nel senso che il meccanismo che funziona è che se uno si candida magari in collegamento con altri colleghi, poi fa campagna elettorale, ma non sui mezzi istituzionali dell'ordine. L'ordine non ha, diciamo così, competenza di sostenere candidati, di dire noi uscenti sosteniamo quel candidato piuttosto che l'altro. Va fatto fuori. Queste cose, se si vogliono fare, vanno fatte fuori dagli strumenti e dalle sedi istituzionali. È un meccanismo criticabile. Io sono il primo a criticarlo, nel senso che troverei giusto che venissero, come è avvenuto in altri organismi, venissero dichiarate le candidature per tempo e venisse magari anche introdotto l'obbligo di presentare un programma elettorale, perché uno dovrebbe dire che per quale ragione chiede il voto alle persone. Ma questa è l'opinione di Giovanni Rossi e non è quello che prevedono le norme ordinistiche. Passando alle altre cose e le altre domande in chat, allora, non so bene, la collega Raffaelli ha specificato il problema è che se un giornalista viene fermato in zona rossa deve dimostrare che lavora per una testata, ma se è freelance come fa? Questa è la specifica. Allora, chiaramente il tema dovrebbe essere quello che se un freelance sta lavorando per qualcuno, quindi comunque la testata glielo dovrebbe certificare. È vero, so benissimo che vi sono freelance che prima lavorano e poi offrono il loro lavoro, vedi fotografi, a varie testate successivamente. Su questo punto segnalo che ad esempio io ricevo la newsletter dell'Associazione Stampa del Friuli Venezia Giulia, ma quella rilancia una cosa che fa la Federazione Nazionale della Stampa. Sul sito della Federazione Nazionale della Stampa ci sono i moduli
da compilare per giornalisti dipendenti, giornalisti freelance e addirittura semplici cittadini. Prendendo spunto dalla domanda della collega Raffaelli, direi che nei prossimi giorni questi moduli potremmo anche renderli scaricabili dal nostro sito. Ovviamente poi lì sta anche la discussione, perché dipende da chi incontri quando ti fermano, se capisce o non capisce le esigenze lavorative di chi ha di fronte. L'altra cosa riguardava i corsi in streaming. Condivido l'idea che il ritorno alla possibilità di fare corsi in presenza non dovrebbe impedirci di tenere uno spazio più ampio che nel passato, se mai c'è stato, di corsi in streaming, che è una modalità che, appunto, dicevo prima, ha alcuni aspetti positivi, compreso il fatto che si possono avere magari relatori, uso un termine esagerato, di grido, senza dover farli venire da altre realtà e senza magari dover sostenere i costi relativi. Il problema che pone il collega, cioè del fatto che, appunto, bisognerebbe essere dei primatisti dello scatto al computer per riuscire a iscriversi, è un problema che ha posto da diversi presidenti, compreso il sottoscritto, nelle riunioni, ma che è difficilmente risolvibile. Primo, perché il regolamento nazionale sulla formazione prevedeva già prima che ci fossero i corsi in streaming di questa situazione, che il giornalista possa partecipare a qualsiasi corso in qualsiasi realtà italiana, cioè il giornalista siciliano, se vuole, trova un corso interessante, può iscriversi e partecipare a un seminario a Bologna, così come un bolognese può andare a Bolzano, eccetera. Questo è previsto già prima, e questo ovviamente accadeva relativamente, nel senso che soprattutto